Nuove piste e stazione sempre più moderna. Il comprensorio del Monte Catria, riaperto nel mese di dicembre, ha spalancato le porte per un fine settimana all'insegna dello sport e del divertimento. Sabato scorso, infatti, ha preso il via la nuova stagione sciistica e sin dalle prime ore del mattino è stata registrata una grande affluenza, come ci conferma uno dei gestori degli impianti, Michele Oradei. Cessi sono stati tantissimi, perché come prevedevamo, le novità della nostra stazione hanno richiamato tanta gente, quindi fra sabato e domenica abbiamo fatto circa 2.800 persone. Tutto però nella massima sicurezza? Assolutamente sì, e soprattutto con le regole che ci sono adesso Covid-19, dove sia al noleggio e sia alla cabinovia e sia dentro il rifugio abbiamo fatto gli ingressi contingentati. Questo chiaramente ha comportato un allungamento delle code che, con tutta la gente che c'è stata, sono state considerevoli. E dai bambini agli anziani, la montagna colorata di bianco piace proprio a tutti. E ci sono tante attrazioni anche per i bambini? Sì, certamente. Noi abbiamo l'unico parco tematico in quota a 1.400, il Kinderland Adventure Park, per i bambini, dove i bambini dentro hanno pista da bob, pista da tubing, cavalcioni, salta-salta, e questo è posizionato davanti al rifugio e quindi la gente ne può usufruire. E avete inaugurato anche la seggiovia quadriposto? Che è stata quella la novità che ha attratto tanta gente, perché la seggiovia quadriposto ci permette di aprire tutte le piste, le sei nuove piste che sono state completamente allargate e ristrutturate. E siamo proprio qui, alla partenza dello seggiovia a Travarco, come vedete, eccola qua, e qui ci sono le piste che scendono a destra e a sinistra, come vedete oggi siamo aperti e quindi ci sono gli sciatori, e da qui si gode un panorama mozzafiato fino alla riviera, come vedete, ecco qua, laggiù ci siete voi, Fano. Quanti gradi sono oggi? Oggi sono circa un grado adesso, in questo momento. E poi è prevista la neve per giovedì? È prevista neve per giovedì, speriamo che ne venga un po', perché oggi noi sciisticamente chiudiamo perché la neve non era tantissima, siamo riusciti a fare il miracolo e aprire sabato, domenica e lunedì, e poi ci interrompiamo aspettando una nuova nevicata. Ecco, ieri c'è stato un piccolo fermo della cabinovia, qual è stato il problema? È saltato a una scheda e un fusibile, e noi l'abbiamo prontamente sostituito, abbiamo avuto un fermo di circa 22 minuti, questo perché, proprio per essere attenti al massimo alla sicurezza dei nostri passeggeri, non ci siamo limitati solo a sostituire la scheda, ma ci siamo accertati che in linea tutto era a posto, quindi due squadre, una da valle e una da monte, sono repentinamente partite per andare a controllare la linea, che tutto era perfetto prima di ripartire in sicurezza. Dunque un grande lavoro sia per gestire gli impianti che per accogliere centinaia di sciatori e appassionati della montagna. Il Monte Catria, con queste novità, è sicuramente una stazione al top della regione, ma anche degli Appennini centrali. Il problema chiaramente è che con tutta questa offerta a monte, poi inevitabilmente a valle per la risalita si formano delle code, non c'è niente da fare, perché l'impianto chiaramente è progettato per portare un tot di persone e non ne possiamo far salire di più di quello che è previsto. Per quanto riguarda invece gli orari e i giorni, quando è possibile venire a sciare? Allora, noi quando c'è la neve siamo aperti tutti i giorni, ma la nostra stazione, come tutti ormai sanno, anche se non c'è la neve, il sabato e la domenica è aperta per le passeggiate, per il trekking, per le ciaspolate, anche se la neve non basta sulle piste, ma c'è neve fuori, la gente viene a ciaspolare, e quindi siamo aperti anche il sabato e la domenica tutto l'anno. E quando nevica, tutti i giorni, tempo e meteo chiaramente permettendo.